c'era qualcuno sul forum, sulla chat, che diceva porta sfortuna. Valentino porta bene. No, Valentino Valentino porta Alozzatti, io porta benissimo. bene. Valentino, ti sto vedendo sicuramente una bella partita, secondo me, Biagio. Sì. Non sono i ritmi della Salernitana, E non potevano essere. e Non vabbè, fossero. manca Quinto, che potete dire di tutto su Quinto, però Quinto è fondamentale nel gioco di De Zerbi, e Sì. questo ormai penso sia chiaro anche ai non addetti ai lavori, insomma, è Certo. palese. E però ci siamo. Ho visto un Foggia tecnicamente ben messo in campo. I ritmi non sono quelli di Salerno, ovviamente. All'inizio hanno avuto un po' di tempo per studiare alcune posizioni, però poi alla fine hanno ingranato. Il ritmo si è alzato. Comunque, non ai livelli di Salerno, ripeto, però comunque si è alzato. Stiamo giocando. C'è Sarno che finalmente è in partita. Pensavo non fosse in partita a vederlo i primi 5 minuti, poi invece si è un po' svegliato. E oggi è facile, sì, certo. Diciamo, molto contento per la prestazione. Anzi, ti dirò che io a quel quarto d'ora dalla fine sul 6-0 speravo che attaccassero ancora. Perché dopo un po' è diventato noioso con l'ultimo quarto d'ora. Però comunque bene, sono contento. Mi sembra anche che sia ritornata una certa serenità in società. Si inizia a parlare di ciclo De Zerbi, si inizia a parlare sempre più di rinnovi, la questione che mi sta molto cara, quindi sono molto contento. Saluto un amico che in questo momento ci sta ascoltando dalla Repubblica Ceca, si chiama Pino Veneziani, un foggiano doc anche lui. Per quanto riguarda la partita, meglio di così, stasera non ci poteva andare. Anche avevamo tre grosse assenze, Quinto, Orsino e Gigliotti. Che però onestamente i loro sostituti non si sono fatti sentire, ecco, insomma, la loro assenza non si è fatta sentire. Beh, anche perché l'Ischia magari non è un granché, non è non Sì, fortissima. ma prima del primo, nel, insomma, nel primo tempo l'Ischia ci è venuto a pressare alti, quindi è venuto a farsi la partita, quindi è venuto a farci la pressione alta. Insomma, Certo. tutto sommato, sì, dopo il primo gol si sono sciolti. Vi abbiamo fatto vedere un 6-0. Sei soddisfatto? Beh, insomma, non credo capiti spesso, non so quante volte è successo prima. Dimmi, ti sentiamo. No, volevo dire, la partita è finita troppo presto pure, quasi è mancato il gusto a un certo punto, però Sì, meglio così, meglio così. senti, abbiamo notato che tu ti sei andato a collocare dal lato sinistro dell'attacco del Foggia, dove c'era Esatto, Bencivenga, è vero? È così, tu eri da quella parte della curva. Ecco. sì. Ci puoi dire che cosa, da un'esperienza diretta, avendolo sicuramente tu hai guardato soltanto Bencivenga durante la partita, che cosa Esattamente. ti è sembrato? Allora, nel primo tempo credo che ha sbagliato tutti i passaggi che poteva sbagliare. Ha buttato tutto in fallo laterale, una volta sono uscito direttamente lui con tutto il pallone. E quindi, insomma, è perfettamente in linea con le sue caratteristiche. Mentre nel secondo tempo ho visto è riuscito a un certo punto sul 6-0 a fare un'apertura bellissima per l'attaccante dell'Ischia. Anche quelli ormai erano fermi, soltanto lui ci poteva riuscire a rianimare un attimo la situazione di stasi completa. Però, insomma, l'altoparlante dello stadio aveva pure dato il gol, per fortuna si sono sbagliati, perché era una squadra che è riuscita a segnare pure Crea. Beh, Gray ha fatto un bel gol. Tu eri dalla parte opposta, noi l'abbiamo visto. Magari sarà un'occasionale quell'azione, però è stato un gol molto bello, molto, molto rapido anche nello scegliere i movimenti. Valsa la pena venire a Foggia con tutte le Ma sì, peripezie, ne eh? vale la pena. Io non so se avete già parlato della partita, chiaramente secondo me fino al gol non è stata una bellissima partita, fino al Sì, primo gol, poi dopo certo. chiaramente quelli si sono un po' sciolti. Cioè, da dove ero io si vedeva benissimo che erano praticamente giocavano, non so, con un 5-4-1, erano tutti il primo tempo tutti lì all'indietro e abbiamo avuto le solite difficoltà. Poi, diciamo, poi dopo il primo gol, a centrocampo hanno lavorato bene perché andavano a pressare sempre i nostri, alla fine non siamo riusciti a fare un tiro in porta prima del gol.
Valentino, una cosa che chiederò dopo agli altri, però la voglio chiedere rapidamente a te perché poi non ti voglio trattenere oltre perché so che devi rientrare a Roma. La domanda fuori dalla partita è: si stanno raccogliendo dei fondi per riavere lo stemma dei Satanelli? Il tuo rapido parere sulla cosa qual è? Ritieni che, al di là diciamo, dell'iniziativa lodevole per il fatto che sono dei tifosi che vogliono raggiungere questo obiettivo, ma tu che ne pensi sull'argomento? Allora, come chiaramente gli altri, come abbiamo un po' discusso in privato, nel senso io credo che quei soldi faremmo bene a dirottarli su altre priorità. Insomma, onestamente, lo stemma dei Satanelli è bello e tutti ci siamo affezionati. Rappresenta una piccola porzione del periodo della storia del Foggia. In realtà, per quanto mi riguarda, io ho iniziato a tifare Foggia che già c'erano i Satanelli, quindi non so che prima non tifavo. Però al di là di questo, lo stemma vale l'altro, insomma, sì, ci siamo affezionati, però spendere 75.000 euro così e buttarli là, o ce lo regalano, ce lo danno a 2 lire, ma se no non mi sembra una cosa tra le priorità. Insomma. Sono chiaramente contento, bisogna sempre un po' lavorare ancora per trovare delle soluzioni offensive prima di aprire le partite, insomma, anche pure oggi abbiamo faticato all'inizio. Minotti secondo me non mi ha impressionato favorevolmente in quel ruolo, non so se perché era la prima volta che ci giocava, però pure l'assenza di Quinto si è fatta sentire. Però insomma niente, chiaramente si vedeva pure sulla corsia di sinistra che eravamo un po' adattati, anche Dall'Occo un po' che non giocava, insomma alcune cose secondo me si sono fatte notare, per fortuna l'avversario era quello che era e ne siamo venuti a capo insomma poi anche in maniera larga. Diciamo tanto della partita che ho parlato, parliamo di qualcosa di diverso. Il tema dei Satanelli è una battaglia da portare avanti, vale la pena, a prescindere dall'importo che magari non sarà 75.000 euro, ma è una cosa per cui, in cui, nella quale vi riconoscete, Vincenzo? Cioè, mi sarebbe piaciuto partecipare a questa iniziativa, anche come mitico, come partecipante mitico. Sono d'accordo che lo stemma non rappresenta la foggianità, non rappresenta la squadra, ma ecco, è un po' come riprendersi la propria storia. Appunto, cercare di ricominciare era un simbolo assolutamente da riprendersi e personalmente plaudo a chi si sta adoperando per riprendere questo stemma. Giacomo, tu sull'argomento? No, anch'io penso che invece quei soldi vadano spesi per altro, sono contrario poi a ripianare, diciamo, parte dei debiti fatti da Casillo, quindi troverei un modo affinché, diciamo, cioè un modo di riuscire a prenderlo a pochi soldi, far sì che le aste vadano deserte finché il prezzo non scende. Sono contrario, ripeto, a pagare qualcosa che è stato tendenzialmente nostro a Casillo. Spero Certo. che comunque possa ritornare a noi, ma che non alla società, diciamo, un stemma che deve andare alla città e rimanere nella città, non della società. Certo. Mi auguro che, di non trovarci più in una situazione del genere in cui dobbiamo essere ricattati da un ex presidente. Manu, come la vedi? Viaggi di questa cosa con te ho parlato l'ultima volta, se ti ricordi. Sì. Molto bene come la penso, cioè che innanzitutto io penso che adesso parlare di andare a pagare cioè uno stemma, come hanno detto già i miei colleghi, di soldi possono essere dirottati in qualcosa di più utile, come ad esempio lo stadio, come ad esempio rinforzare la squadra, come, cioè, ma altre cose che non riguardano lo stemma. Personalmente, signori, io mi ricordo, poi Biagio magari mi dovresti un po' correggere tu, che lo simbolo originario del 1927 era una tre fiammelle. Come tre fiammelle noi signori siamo arrivati dalla serie D alla serie C1. Fino adesso. Io sono contro queste cose, poi insomma tre fiamme sono secondo me un simbolo ancora più bello dei Satanelli perché non piacciono i Satanelli, quindi io sono per rimanere con questo simbolo e orientare i soldi in qualcosa di più costruttivo. Con tutti i problemi che Foggia ha e il tessuto sociale che Foggia ha, francamente parlare di 75.000 per un simbolo non se ne parla proprio. Non se ne parla proprio. Non siamo la Juventus o il Milan o il Real Madrid.
che i soldi ci escono dalle orecchie. Stai parlando del Foggia, di una squadra presa dal basso, dal meno di zero, e che sta arrivando quasi a 10. Per me devono rimanere tre fiammelle, anche perché sono simboli mariani e devono rimanere quelli. Allora, Manu ha detto la sua, Vincenzo la pensa diversamente e Giacomo anche lui ha detto la sua. Intervieni però su un altro argomento, sul secondo argomento, visto che non puoi commentare la partita. Tu come la vedi questa cosa dei satanelli? Ma riprendiamoceli i satanelli, scusate, non ho capito. Cioè, nel momento in cui viene fatta una colletta dai tifosi, perché non riprenderseli? Qual è il problema? Metto anch'io i soldi per riprenderli. Benissimo, allora, non era il caso di fare un nuovo disegno anche per stabilire una differenza fra una storia bella ma chiusa e una nuova? Che dici, Grazia? Secondo me no. No. Anche perché tante persone si sono attaccate al Foggia proprio in quel periodo. Quindi non vedo per quale motivo cambiarlo, assolutamente. Io mi ricordo il Foggia alla Zeemanlandia, quindi io sono attaccata a quel simbolo. Perché cambiarlo quando c'è stato, tra virgolette, rubato? No, non esiste. Se lo mettono all'asta, riprendiamocelo. Anche perché è una colletta fatta dai tifosi, quindi voglio dire, se non lo rivogliamo, riprendiamocelo. Bene. Vincenzo, sei d'accordo? Sì, assolutamente. Non è detto poi che l'ha spiegato bene il curatore fallimentare che ci vogliono 75.000 euro per 75.000? Sì, c'è stata questa cifra. La prima asta, sì, è quella. La prima asta, quindi voglio dire, proprio perché rappresenta la storia, rappresenta una parte di storia relativamente recente e in cui parecchi foggiani si rivedono, non vedo perché non si debba in qualche maniera partecipare, visto che è un simbolo della città. Proprio perché è un simbolo della città deve essere acquisito, e come diceva giustamente prima Giacomo, acquisito, ma acquisito dalla città. Ecco il tifoso che entra in campo. Qui non si parla di società che sta cercando di prendere il simbolo. Qui è il tifoso, è il foggiano che sta cercando in qualche maniera di riprendersi quello che è stata la sua storia. Bene, da fare. Giacomo, allora la rivediamo questa posizione tutto sommato ad un costo ragionevole, magari simbolico, non alla prima o alla seconda asta, alla terza asta. Quando non ci sarà più nessuno a fare, diciamo, quando sarà sceso il valore, perché sapete come vanno queste cose, alla prima asta c'è stato dato un valore, poteva metterci anche 1 milione di euro, però se non si presenta nessuno, ci sono aste successive con un valore più basso, e quindi... Sì, ha un valore simbolico, sì, ci mancherebbe, non lo prendiamo. Se poi il problema nasce in realtà non tanto dai satanelli, quanto dalla bruttezza, diciamo, del luogo nuovo, che... Poteva essere assolutamente fatto meglio, ci ha fatto rimpiangere Satanelli, anche se alla fine sono pure affezionato a questo luogo, diciamo. Però non ci andrei a spendere tanti soldi, sinceramente. Manu, non c'è anche una questione di principio, c'è magari un po' di tifosi a cui non è andata giù la storia per come è finita con Casillo, magari. Ha voglia di vedere in questo riprendersi il simbolo, a prescindere da quello che rappresenta, un modo per avere una rivincita. Ci siamo ripresi, come dice Grazia, qualcosa che ci è stato tolto. Adesso, lasciando stare le considerazioni storiche che ho fatto prima, che per completezza di informazione ho voluto fare, però magari c'è una sorta di senso di rivalsa, no Manu? Che dici? Ci può stare anche questo? Allora, se noi parliamo di un riscatto morale, di un riscatto affettivo, che comunque siamo sprofondati, questa cosa sì, la posso capire e la posso anche in parte accettare, perché comunque alla fine dal nulla siamo arrivati a qualcosa di veramente importante, cioè signori, dalla Serie D in 3 anni alla Serie C1, questa cosa non ce la scordiamo. E lo posso intendere che comunque alla fine tutti hanno inteso Casillo, il fallimento, i debiti che abbiamo avuto, ci possono anche stare, però vedete, io sono sempre di dire che l'acqua vecchia non macina mulino. E personalmente, come ho detto prima, mi piacciono le tre fiammelle,
perché i simboli di Foggia sono metro e fiammelle, punto, e basta. Poi se c'è, poi se vuol dire che non è vero, ci possiamo anche prendere. Il colore di Foggia è bianco e rosso blu. È vero che è rosso e nero, è rosso. Io non lo voglio. Rosso blu, per dirti, no? Sì, però alla fine il rosso e nero è come ci sta. Io sono d'accordo per avere le tre fiammelle. Noi le tre fiammelle siamo arrivati con grande facilità fino a qui. Tra, ci manca poco che adesso facciamo i playoff. Ragazzi, mi dispiace, ma io allora magari cambiamo anche i colori delle maglie. Le voglio rosso blu adesso, le tre. Allora, le maglie del Foggia sono sempre state quelle. Qualcuno discute sulla larghezza delle strisce che erano diverse. Comunque, forse alla fine una soluzione di compromesso ci può essere, cioè andiamoci a riprendere all'asta e a un prezzo possibilmente simbolico il simbolo dei Satanelli, ce lo andiamo a riprendere come tifosi e non diciamo come società. Il comitato promotore aveva avanzato anche questa idea in maniera precisa: se ce lo prendiamo come tifosi e lo diamo al sindaco della città di Foggia, siamo al sicuro, a prescindere dalle vicende societarie che ci saranno, che sono sempre imprevedibili, non puoi sapere cosa succede, siamo nelle condizioni di dire questo simbolo se lo sono ripresi i tifosi e ai tifosi rimane, nel senso che rimane alla città, e questo magari a prescindere dal fatto che poi venga o non venga utilizzato, che se ne utilizzi un altro, che si utilizzino quello attuale rivisitato, però intanto la prova di forza di andarci a riprendere i Satanelli, penso che sia questo anche quello che mi permetto di interpretarlo, insomma è una prova di forza che il tifoso vuole mostrare i muscoli da questo punto di vista, no? O no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Non esiste che se lo tiene, mi viene da dire una parola. Se lo tiene la curatela in questo caso. Partiamo da te, l'hai lanciata. Come la vedi la prossima partita? Dai. Isa, voi a che posto sta prima la nostra classifica? Terz'ultimo. Non diciamo questa, non so. Sì, è messo male. 3-1 per il Foggia. Giacomo, tu? Pure 3-1 per... o 6-0 o 3-1 per il Foggia. Ho capito, vabbè. Vincenzo, tu sei più lucido. 2-0 bastano per il Foggia. 2-0 sono sufficienti. Grazie, dall'alto delle tue previsioni, cosa vedi? Sono sempre a sé. No, adesso... Si è solo distratta per il trasloco, insomma, dai. Io non sono neanche andato a vedere, aveva questa l'ho avviato alla grande, 2 gol, bello. Cos'è che hai preso tu? Entella Pescara, 2 gol, preso in grande. E l'hai preso, Latina Trapani com'è finita? Ha vinto Latina. Perfetto, e tu avevi pronosticato? Il Trapani, vabbè, quelle due sono le squadre, quindi non è che voglio dire... Dimmi, Vincenzo. Che sei a Foggia, ma queste voci di nuovi ingressi in società, che sei a Foggia. Allora, guardate, se vi andate a vedere la registrazione che c'è della trasmissione dell'altro ieri, quando sono andato a kick-off, c'è stata la domanda precisa fatta al presidente onorario Locampo. In effetti di queste cose se ne parla non da adesso, sì, se ne parla da... Sì, da diversi mesi, si continua a dare conferma di questi arrivi, però poi non si concretizzano. Insomma, è una situazione di stallo da questo punto di vista. E grazie a lì che vediamo? Sì? Vediamo grazie. Una grazia nuova, però. Ha cambiato look. Ho la coda! Allora... Comincio a salutare, ciao Manu che sei il più lontano, ciao. Saluti alla Germania, ciao Giacomo, poi penso che grazie la salutiamo per ultimo per una questione di cavalleria, salutiamo Vincenzo dalla Toscana e grazie ancora dalla vecchia casa in attesa che la DSL migliori. Sei già nella nuova, benissimo, senza DSL.
Vabbè. Però dammi il tempo. Vabbè, ecco, non Perché carità. no? Però, insomma, se magari appena metti la DSL facciamo un mega collegamento da casa tua. Perfetto, Così vi faccio visitare casa, va bene. ecco, è un'idea, è un'idea. Ciao ragazzi, buona serata a tutti, buon fine della domenica e buona settimana. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Udite, 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 ormai è realtà, il nostro